Ehi tu, hai bisogno di crediti ma non sai dove acquistarli? Tranquillo, c'è una soluzione a tutto. Passa da IG Vault e con il codice MALATI avrai il 6% di sconto. Salve a tutti ragazzi, io sono Andre per lo staff di Noi Malati di Foot. Oggi sono qui per portarvi la review di Barbo in versione in forma. Il Barbo in versione in forma si presenta con un 90 di overall, 93 velocità, 76 tiro, 72 passaggio, 84 dribbling, 40 difesa e 80 fisico. Prima caratteristica, velocità, che si comprende, cioè che praticamente si divide in un 89 di accelerazione e un 96 di velocità scatto. La cosa più bella di questa velocità è proprio il fatto che il primo passo, i primi passi di Barbo sono un qualcosa di impressionante, che lasciano un distacco dagli avversari di 5 o 6 metri. E questo quindi questo va al terminale col fatto che Barbo è irraggiungibile, quindi pro per la velocità. Dribbling, anch'esso un pro, poiché va a coordinare e a collegare, 80 di agilità, 60 di bilanciamento, 86 controllo palla, 86 di brincure, 4 stelle skill, e collegandole anche alla velocità viene fuori un qualcosa di fantastico. Per quanto riguarda il terzo pro, sono il tiro, potenza tiro però, con 81 posizionamento, 86 potenza tiro, 71 finalizzazione, 74 long shot. Ho messo la potenza tiro non perché diciamo non sappia tirare diciamo a giro o semplicemente non sa fare entrambe le cose, perché come vedete nelle clip c'è il tiro a giro, c'è la potenza tiro, solamente che se devo mettere tra le due quale mi è piaciuta di più, io dico la potenza tiro perché è quella che veramente si sente, mentre il tiro a giro ogni tanto va a peccare un po'. Per quanto riguarda il quarto pro è il controllo palla che va sempre nell'ambito, nel campo del dribbling. Ho messo il controllo palla perché questo giocatore, quando ha palla al piede, non c'è una volta che si dimentichi del pallone, non c'è una santa volta che si lasci il pallone dietro, non c'è una santa volta che sbagli un controllo palla al volo. Come vedete è sempre pronto per fare il tocco giusto. Insomma, è tornato il bug, è tornato il giocatore che abbiamo usato penso tutti quanti per almeno 300 partite su FIFA 14, italiani e non, quindi italiani e stranieri, tutti quanti abbiamo amato il Barbo. Per quanto riguarda i passaggi, sono una caratteristica normale, equa, nel senso non sono né un pro né un contro, assolutamente, nonostante abbia questo passaggi lunghi 53, però devo dirvi la verità, i pochi passaggi lunghi che ho fatto non sono stati così male da definirli un contro, che ogni tanto sbagliava, ma non da definirli un contro. Ricordiamo che il Barbo deve praticamente ricevere i passaggi lunghi per, diciamo, lanciarlo, quindi non deve neanche farli e non è assolutamente un contro. Poi abbiamo visione 75, cross 76, passaggi corti 76, passaggi lunghi come ho detto già prima 53 e effetto 75. Fisico si presenta con un 78 di salto, un 81 di stamina e un 85 di forza. Questo giocatore però presenta anche un contro che è anch'esso nel campo del dribbling ed è l'equilibrio che si presenta con un 60 di statistica in game. Ed è praticamente un qualcosa di... che non dico mi ha sorpreso, perché non dico che non mi ha... cioè, perché un po' ce l'aspettavamo, non è l'Ibarbo di FIFA 14, partiamo da questo, l'Ibarbo di FIFA 14 era una macchina, cioè, correva e era praticamente un cavallo. Questo è un Ibarbo di FIFA 14 con il problema dell'equilibrio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che alcune volte, ogni tanto, quando siete nel bel mezzo del dribbling, Ibarbo cadrà a terra. Cadrà a terra come un sacco di patate. La cosa bella di questo giocatore, che mi è piaciuta tantissimo, oltre al fatto che abbia un solo contro ed è un giocatore a mio parere che costa 50.000 crediti, quindi è accessibile a tutti quanti, è il fatto che non ha una finalizzazione straordinaria, ogni tanto tenderà a sbagliare gol veramente facili. Però la domanda è: perché non l'ho messo tra i contro? Non ho messo tra i contro la finalizzazione perché in sé il Barbo fa 4-5 gol a partita nonostante sbagli tanti gol, perché di occasioni, grazie a lui, tramite anche le sue azioni che fa da solo, se ne presentano veramente tante. Quindi se questo giocatore già mi fa 4 o 5 gol a partita, devo dire che mettergli il contro di finalizzazione penso che non sia veramente veramente il caso. Come voto gli ho dato un 9, non ho voluto dargli un 10 perché non sarei stato realista, perché ho dato un solo 10 ed è stato a Nainggolan, dandola di Barbo, ok, ci poteva stare forse,
ma nemmeno perché l'equilibrio comunque è un contro abbastanza importante, ma non gliel'avrei mai dato perché sennò non sarei stato assolutamente realista. State vedendo la ricapitolazione dei pro e dei contro, come pro vedete velocità, dribbling, potenza tiro, controllo palla, e come contro vedete equilibrio. Voto 9, e raga, la review è finita qui. Ci vediamo al prossimo video, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, in descrizione trovate pagina Facebook e i canali di tutti i ragazzi che fanno review con, diciamo, nella nostra community. Ci vediamo al prossimo video, bella!